Questo è un Art Attack. Questo è un Art Attack. Questo è Art Attack. Ciao ragazzi, bentornati ad Art Attack. Guardando questo programma scoprirete che tu, lui, io, ognuno di noi può diventare un piccolo grande artista. E allora andiamo subito all'attacco. Preparatevi perché sto per raccontarvi un agghiacciante incubo notturno. Venite con me. Siamo nel cuore della notte. Shh, stanno tutti dormendo, eh. Allora, voi siete placidamente distesi nel vostro letto. Ah, ed è bello, è tutto fermo e silenzioso. Ah. Poi all'improvviso la quiete della notte è squarciata da un urlo da brivido. E voi sapete che qualcuno da qualche parte si è trovato faccia a faccia con il vostro cucciolo mostro. E infatti eccolo qui. Sì, ma non preoccupatevi, lui è un tipetto amichevole. Per fare un mostrillo come lui, la prima cosa da fare è gonfiare un palloncino, finché non è più o meno grande quanto la nostra testa. E poi, ecco come procedere. Appoggiate il palloncino dentro una vecchia ciotola per tenerlo fermo. Il nodo, vedete, deve stare qui in alto. Poi mischiate un po' di colla vinilica con un po' d'acqua e spennellatela sul palloncino. Incollateci sopra dei pezzettini di carta da cucina. Stavolta non usate le altre carte perché serve la resistenza di quella da cucina. Ripassateci sopra la colla e aggiungete altra carta. Arrivate in cima, fino al bordo del nodo, ma non ricopritelo. Dobbiamo ricoprire il palloncino con due strati di colla e carta. Lasciamola ad asciugare per il tempo necessario e quando la carta pesta sarà asciutta dovremo avere una cosa simile a questa. Il nostro palloncino è diventato duro come una roccia. Poi, facendo sempre molta attenzione, mi raccomando, ragazzi, tagliamo il palloncino, lo facciamo sgonfiare. Ecco, facciamo solo un piccolo taglietto. Aspettiamo che lui si sgonfi completamente e poi lo tiriamo fuori. Ecco, come sto facendo io. Bene. Ora, per trasformarlo in un simpatico mostrillo, dobbiamo aggiungergli le varie parti del corpo costruendole con della carta di giornale. Guardate! Per realizzare degli occhi in cima degli steli, chiudete una doppia pagina di giornale e arrotolatela senza stringere troppo. Poi attorcigliatela leggermente perché non si apra. Quindi dovete procurarvi una di queste, una pallina da ping pong. Tenetela ferma qui nel centro del salsicciotto e sovrapponetegli intorno l'altro lembo. Arricciate la carta dietro la pallina, in modo che la pallina risulti semiricoperta e incollate la carta con del nastro adesivo. Ah, guardate, adesso sì che sembra una pupilla dentro un bulbo oculare posto in cima ad uno stelo. Volendo possiamo leggermente piegare lo stelo per dargli un po' di carattere e di questi occhi possiamo farne quanti ne vogliamo per i nostri mostrilli. Quello che stiamo facendo ne avrà tre. Eccoli qua. Sono curiosi visti così, vero? Ma adesso guardate il prossimo passaggio. Anche voi, eh? Una buona idea è quella di piazzare uno degli occhi sopra il foro in cima al palloncino in maniera da sigillarlo. Incollatelo con tanto nastro adesivo. Poi gli altri due possono stare ai due lati opposi. E di nuovo usate tanto nastro adesivo per fissarli e per dargli solidità. Una volta finito di incollare gli occhi, avremo un oggetto dall'aspetto veramente molto strano, ma mancano ancora tante cose. Allora, per fargli la bocca, realizziamo un sottile anello con la carta di giornale e lo incolliamo qui, utilizzando del nastro biadesivo. E poi con le narici la stessa cosa, vedete, due anelli sempre con la carta di giornale. Beh, già così comincia ad avere un aspetto, stavo quasi per dire umano, vabbè. Comunque, non è finita, ci sono tante altre cose da aggiungere. Guardate! Se volete che abbia una bella lingua lunga, basta ritagliarne la sagoma da un pezzo di cartoncino ricavato da una scatola di cereali e poi imbottirla con un po' di carta di giornale.
piegatela un po' e poi incollatela in modo che esca dalla bocca. Per fare le gambe basta semplicemente arrotolare degli altri fogli di carta a mo' di salsicciotti, incollandoli sempre con molto nastro adesivo per renderli stabili e resistenti. Incollate queste gambe ai lati del mostro. Potete fargliene tante, tutte quelle che volete. Mi raccomando, non siate tirchi, abbondate col nastro adesivo. Facciamo tutte le gambe nello stesso modo e avremo una cosa come questa. E per renderle ancora più solide e resistenti, ricopriamole con uno strato di colla e carta da cucina, come è stato fatto su queste. Vedete, soprattutto qui dove sono fissate sul palloncino. Ora siamo pronti per dipingere il nostro mostrillo. Vediamo come. Usate le tempere o i colori acrilici per le vostre creature aliene. Come colore di fondo si può cominciare con un bel verde melma, che sta bene a tutti. Ricoprite di melma, di verde volevo dire, tutto il vostro mostro. Che aspetto orrendo. E per renderlo ancora più inquietante potete fargli delle striature gialle nei posti dove presumete che possa avere delle vene. E poi naturalmente un bel rosso sangue per la lingua. Appena la pittura sarà asciutta avremo questo simpatico mostrillo. Poi possiamo anche aggiungere qualche dettaglio con un pennarello nero indelebile, come è stato fatto qui sugli occhi. Fa quasi raccapriccio, non trovate? Ora comunque possiamo piazzarlo da qualche parte dentro casa. Andiamo, va! Eccomi, ragazzi! Dunque, dove lo mettiamo? Lo mettiamo dietro la porta, dove può nascondersi in attesa di spaventare qualcuno. E come sempre, i mostri che possiamo fare sono tantissimi, di grandezze e colori diversi. Che ne pensate di questo all'interno del comodino? Simpatico, eh? Ma possiamo incollare insieme anche più palloncini e metterli in testa degli orribili capelli. Ha! E possiamo scatenare la fantasia per farli più strani possibile, attorcigliando i salsicciotti di carta nelle forme più assurde, come questo che ho messo all'interno dell'armadio. Oh, ricordatevi soprattutto, loro sono i vostri mostrilli domestici, quindi fateli pazzi assurdi quanto volete e lasciateli in agguato nei vari angoli di casa, in attesa di essere scoperti da un ignaro membro della vostra famiglia. Visto, funziona ogni volta. Provateci anche voi. Oh, ma che simpatiche creaturine! Ciao ciao, sono sempre io, il vostro capo! Dunque, se volete fare anche voi uno di questi mostrilli, appoggiate un palloncino dentro una ciotola perché stia fermo e spennellateci sopra della colla vinilica. Incollateci sopra delle striscioline di carta da cucina finché non l'avrete rivestito tutto, lasciando libero solo il nodo in alto. Quando è asciutto, fate scoppiare il palloncino ed estraetelo. Fate gli occhi avvolgendo della carta da giornale intorno a delle palline da ping pong. Incollatele in cima al corpo del mostro, assicurandovi che almeno una copra il foro lasciato dal palloncino. Sempre con i giornali, aggiungete le narici, la bocca e le zampe, fissando tutto con tanto nastro adesivo. Applicate uno strato finale di colla e carta per renderlo veramente resistente. Ora potete dipingere il vostro mostrillo nei colori che preferite e aggiungere i dettagli finali con un pennarello nero. Oh, raccapricciante! Chi se l'aspettava che una creatura così agghiacciante potesse nascere da un innocuo palloncino ino? Quando si parla di arte, di qualsiasi forma d'arte, l'ispirazione può arrivare dalle cose più disparate. L'altro giorno il nostro amico Neil è andato a farsi una passeggiata in un parco pieno di pattinatori e di ragazzi sugli skateboard. Secondo voi si è cimentato anche lui in giravolte e piroette? Ma certo che no, ha fatto uno dei suoi giganteschi attacchi d'arte. Vediamo quanto ci mettete a scoprire di che si tratta. Ma soprattutto occhio a dove piazza alcune di queste rotelle da skateboard. Rotola Neil!
Come sempre un disegno con una marcia in più. Ma voi siete riusciti a scoprire dove ha usato queste rotelle? Allora, vediamolo, Adesso arriva, vediamo, prende dallo zaino una rotella bianca e poi un'altra blu. Bene, adesso le posiziona sul disegno e guardate un po', le ha usate per fare gli occhi della ragazza. Brillante, ma soprattutto geniale. Tante volte quando vi incontro per strada o in giro per l'Italia mi chiedete qual è la tecnica migliore per realizzare dei disegni notturni, oltre ad un altro migliaio di domande, è chiaro. Beh, prima di tutto ci serve la notte e quindi un foglio di carta nera fa al caso nostro, poi dei gessetti bianchi e infine ci servono i raggi della luna. Già, ma quelli dove si trovano? Guardate. Disegnate un cerchietto e sfumatelo un po'. Questa è la luce che irradia la luna. Poi aggiungete qualche nuvola disegnando dei piccoli semicerchi usando il lato del gessetto. E poi sfumate anche le nuvole. La luce della luna sfiora la cima delle nuvole, quindi disegnate delle piccole lineette sui bordi delle nuvole. Ora aggiungete anche i palazzi della vostra città, ma evidenziate solo i bordi degli edifici, non fategli i dettagli. Disegnate solo i bordi rivolti verso la luna. E poi naturalmente sfumate anche questi, giusto per rendere la luce della luna leggermente più morbida. Qui sotto c'è una strada e quindi anche delle macchine e anche delle persone. Disegnate solo i bordi colpiti dai raggi di luna e sfumateli appena appena. Aggiungete alla scena anche un lampione qui nell'angolo e sfumate il lato rivolto verso la luna. Ecco qui una bella scena notturna fatta solo con i bordi degli oggetti colpiti dal bagliore lunare. Ma essendo questa una città ci sono anche altre luci, le finestre accese, i fari delle macchine, i lampioni. E allora aggiungiamo anche queste al nostro disegno. Vediamo come. Cominciate con delle finestre piccolissime qui sul palazzo più lontano. Non c'è molta gente sveglia a quest'ora della notte, quindi non fatene troppe. Fate anche un paio di fari sulle macchine e ricordatevi sempre di sfumarle un po'. Alle macchine aggiungiamo le luci di posizione rosse e usiamo il rosso anche per fare le insegne luminose dei palazzi. Poi terminiamo con delle lucine gialle su alcune finestre. Ed ecco il nostro disegno notturno finito. Beh, provateci anche voi, realizzate un disegno notturno tracciando solo i bordi degli oggetti colpiti dalla luce della luna. Oh, ma che attacco d'arte affascinante e ricco d'atmosfera, realizzato solo con dei gessetti colorati per creare al chiaro di luna un emozionante capolavoro. Ehi, ho provato anch'io a farne uno, vi andrebbe di vederlo? Beh, ma che volete, quella notte c'era tanta nebbia e forse non c'era nemmeno la luna, era buio. Volete fare dei quadri moderni che letteralmente sbuchino dalla parete? Beh, allora il prossimo attacco d'arte fa per voi. Guardate, un motivo ondulato in tre dimensioni che crea degli splendidi effetti ottici. Allora, vediamo un po' come farne uno insieme. Su un foglio di carta disegnate delle righe ondulate che vanno dall'alto in basso, usando un pennarello nero o una matita. Le onde delle linee devono andare sia a destra che a sinistra.
E adesso tracciate delle altre linee ondulate, stavolta in orizzontale, che si incrocino con quelle verticali. Una volta finito, avrete creato una specie di disegno a scacchiera ondulata. Ora, all'interno di ciascun quadratino, disegnate una X, ma anche questa deve essere un po' ondulata. Riempite nello stesso modo ogni quadratino, con queste crocette ondulate. Appena finito dovremo avere un disegno simile a questo. E guardate, questa è una cosa importante, non sono state aggiunte le crocette su nessuno dei quadratini esterni, quelli cioè che toccano i bordi del foglio, e tra poco capirete perché è stato fatto. Adesso dobbiamo colorare la nostra curiosa scacchiera. Possiamo usare le matite colorate, i pastelli o i pennarelli, ma un'altra cosa fondamentale è quella di scegliere due tonalità dello stesso colore, una versione più chiara e una più scura, come per questo pennarello azzurro e per questo pennarello blu, di un blu un po' più scuro. Bene, ora attenti, perché anche la tecnica per colorare questo disegno è molto particolare. Guardate! Dovete colorare ciascuno di questi quadratini uno alla volta, concentrandovi sui due triangolini che si trovano uno di fronte all'altro. Riempite il primo triangolo con il blu scuro o con la tonalità più scura del colore che avete scelto. Se aveste scelto il verde, ora mettereste un bel verde bosco dentro questo triangolino. Poi usate la tonalità più chiara per riempire il triangolino opposto, in questo caso l'azzurro. Lasciate bianco il triangolo in alto e colorate quello in basso con lo stesso pennarello nero che avete usato per tracciare le righe. Allora, ricapitoliamo. Colorate il triangolo a destra con la tonalità più scura e quello a sinistra con quella più chiara. Il triangolo superiore rimane bianco, mentre quello in basso va colorato di nero. Fate la stessa cosa dentro tutti i quadratini. Appena avremo finito, il nostro motivo ondulato avrà questo aspetto e, come avrete già notato, nessuno dei quadratini esterni è stato colorato. Sapete perché? Perché questa parte esterna, questa specie di cornice, va ritagliata e tolta, come è stato fatto, vedete, con questo disegno. Ed ecco qui un motivo ondulato in tre dimensioni. Ma voglio farvi vedere un trucco per farlo apparire ancora più ondulato. Arrotolate così molto delicatamente uno dei lati. Appena un po', non stringete troppo. E fate la stessa cosa anche sull'altro lato. Devono solo curvarsi leggermente. Poi prendete un foglio di cartoncino o di carta spessa del colore che preferite, ma che abbia un bel contrasto con i colori del vostro disegno. Sistemate il motivo ondulato sul cartoncino e giratelo sul retro. Applicategli qualche goccia di colla. Rigiratelo. Ma prima di incollarlo, spingete leggermente verso il centro i due bordi laterali, in maniera da creare un'onda al centro del disegno. Ed ora che l'abbiamo incollato, abbiamo questo doppio effetto in tre dimensioni. Sul motivo a scacchiera, vedete, e anche sull'onda in rilievo. E come al solito possiamo fare vari esperimenti su come incollare il disegno sul cartoncino per ottenere un rilievo differente. Guardate questo, per esempio. I due bordi laterali sono stati spinti inclinandoli sul cartoncino e quindi anche l'effetto centrale dell'onda risulta diverso. Sono facilissimi e di sicuro effetto. Insomma, ragazzi, provateci anche voi dei motivi ondulati in tre dimensioni. Purtroppo la puntata per oggi finisce qui, ma io vi aspetto nella prossima per scoprire ancora insieme tanti altri attacchi d'arte, qui con Giovanni, qui ad Art Attack. Ciao!